Non avessi avuto. Ah, credo abbiamo avuto delle indicazioni positive. Abbiamo fatto un test contro una buona squadra e siamo riusciti a mettere minuti alle gambe, siamo riusciti a vincere, che non è mai scontato, è semplice, quindi siamo contenti di questo test. Senti, mi dai una valutazione su Infantino, perché l'avete iniziato a conoscere meglio. Che giocatori è? Come vi trovate con lui in campo? Che insomma avete giocato poco oggi. Bene, ci troviamo bene, con lui è arrivato da pochi giorni, quindi abbiamo avuto poco modo di vederlo, però è un ragazzo che vuole lavorare, è un bravo ragazzo, ci vede, quindi si ambienterà sicuramente bene nel nostro tipo di calcio. Parlando dall'alto anche della tua esperienza, guardando queste prime uscite della Fiorentina e con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione, cosa manca ancora in termini di qualità? Ah, credo che la fatica di ritiro delle volte offuschi un po' la qualità. Stiamo cercando di lavorare anche su quello. È normale, magari con qualche carico di lavoro, essere un pochino appesantiti e peccare un pochino in qualità. Speriamo di trovarla tutta nell'inizio del campionato, anche perché il campionato è prossimo e ci vogliamo far trovare pronti. Io invece volevo capire proprio come cambia con l'arrivo di Arthur, anche la tua posizione, se cambia, rimane identica nel palleggio, c'è qualcosa di diverso, cosa ti chiede l'allenatore? No, le richieste sono le stesse anche con l'arrivo di Arthur e niente, quindi vedremo poi se cambieranno le richieste del mister, non c'è nessun problema, sono a disposizione, sono sempre stato come ho sempre detto, quindi Comunque sono pronto a qualsiasi tipo di richiesta. Scusa, partita vera, una bella battaglia, insomma, a tutti gli effetti sul campo, che ti aiuta se aiuta la squadra in vista ancora di un ritorno in Europa che ormai è dietro l'angolo. Domani c'è il sorteggio, insomma, già per la Conference. Sì, assolutamente, è importante trovare questo tipo di partite, è importante trovare gente dall'altro lato che ti permette di giocare, di andare forte, di voler vincere, di crescere, quindi è stato un bel test. Grazie. Grazie. Grazie a voi.